Durante l'ultima intervista social, Giulia ha ammesso che nel caso in cui dovesse esserci un confronto con Tommaso, gradirebbe che fosse privato e quindi senza telecamere. Ad oggi credo ci sia una chiusura totale, ha però ammesso Giulia alla luce delle ultime dichiarazioni di Tommaso, che in più interviste ha lasciato intendere di non avere alcuna voglia di chiarirsi con la Salemi, al punto da definirla falsa. Nonostante questo, però, Giulia non cambia idea nei confronti di Zorzi e anche questa volta lo ha elogiato per le sue doti artistiche e il successo che sta ottenendo dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP 5. Lui è super talentuoso, ha ammesso Giulia aggiungendo che secondo lei Tommaso sta cambiando il sistema televisivo perché ha un linguaggio tutto suo e di conseguenza sta aprendo nuove piste per tutti. Anche in merito al nuovo impegno televisivo di Tommaso all'Isola dei Famosi 2021, Giulia ha ribadito di essere contenta per lui. È più l'isola che ha bisogno di lui che Tommaso ad avere bisogno dell'isola, ha ammesso con molta schiettezza e sincerità la Salemi. Insomma, da parte di Giulia gli elogi non sono mancati nei confronti di Zorzi, che ha sempre reputato un caro amico alla luce dei diversi momenti di vita privata che hanno trascorso assieme. Peccato, però, che da parte del vincitore di questo Grande Fratello VIP continui ad esserci una chiusura totale nei confronti della fidanzata di Pierpaolo Pretelli, testimoniata anche dall'ultimo gesto fatto su Instagram. Sanato, subito dopo l'intervista di Giulia Salemi, Tommaso ha pubblicato un tweet in cui annunciava che avrebbe fatto una pulizia di contatti su Instagram. Tra le vittime di questa sua pulizia vi era anche la Salemi. Zorzi non la segue più su Instagram e quindi ha scelto di eliminarla dalla rosa di amici.